Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo giunti alla quarta parte del walkthrough di Far Cry Primal. Ragazzi, nell'ultimo episodio, non so se vi ricordate, avevamo preso l'abilità di domare le bestie, avevo usato il gufo e quindi ora dovevo andare, come vi ho detto, nella tana del lupo bianco per cercare di domarlo. E vedete lì che mancano 209 metri. Quindi ragazzi, ci vediamo fra poco, appena arrivo alla tana del lupo bianco. Ok ragazzi, allora eccomi giunto. Qui vedo teste di lupo e qui che cosa c'è a terra? C'è un lupo. Maestro di Belve, trova il capobranco dei lupi e domalo per farlo combattere al tuo fianco. Ovviamente accettiamo. Allora ragazzi, ecco la nuova missione che si chiama Maestro di Belve. Allora, il gufo. Allora, chiamo il gufo, marchiamo i nemici e possiamo sbloccare un'abilità. Ok ragazzi, allora dobbiamo utilizzare il gufo. Quindi chiamiamolo. Eccoci qui ragazzi, guardate quanto è figo e cazzuto il gufo. Andiamo alla ricerca dei lupi. Ok, ragazzi, quelle che cosa sono? Quello è un orso. Ragazzi. Ragazzi, io non ho trovato niente col gufo. Però prima ho visto un orso e vorrei cercare di evitarlo. Allora, da qui saliamo. Ecco, cacciatori Udam. Ok, ragazzi, li ho trovati. Allora, il gufo li aveva visti. Uccidi i cacciatori di lupi degli Udam. Ok ragazzi, allora io direi innanzitutto di avvicinarci senza farci sentire. Andiamo piano piano, mettiamo di nuovo vista del cacciatore, guardate lì. Ragazzi, mi stavano per vedere. Ora io tendo l'arco e voglio colpire proprio la testa, quindi se magari le foglie si tolgono. Ok, eccolo qui. Ok, ragazzi, vediamo dove sono, perché non riesco a vederli. Qua, ho sparato un'altra freccia. Ok, ragazzi, non sono ancora riuscito a trovarli. Qui mi hanno appena visto. Qui ho cambiato arma, ragazzi, sennò mi trucidano. Qui dobbiamo scappare, ragazzi, perché mi hanno visto e mi stavano colpendo. Curiamoci. Ok. Eccolo qua un altro, ragazzi. Andiamo con la clava, che è molto molto più potente. Curiamoci di nuovo, che ho pochissima vita. Ok, me ne manca solo uno. Eccolo qua, bastardo. Muori. Ok ragazzi, uccisi tutti. Uccisi tutti. Qua lasciamo il cadavere che non me ne sbatto un cazzo. Ok ragazzi, allora ho ucciso tutti i cacciatori di lupi. Ora seguiamo le tracce che ci dovrebbero condurre dagli altri lupi. Vedete qui? Indaghiamo. Impronte di zampe e sangue. Usa la carne per preparare un'esca. Ah ragazzi, ecco. Allora, carne. Ragazzi, devo preparare un'esca, quindi segui la scia di sangue fino alla tana del lupo. Tieni premuto L3 e va bene. Qua ragazzi, allora, lupi vicini, devo preparare l'esca.
per poter andare avanti. Ok, qua ragazzi, vedete, Tana del Walqua, luogo scoperto. Ragazzi, siamo vicini alla tana dei lupi. Esche belve da domare. Allora, preparate le esche dalla ruota delle armi. Tieni premuto L1 evidenzia esca. Ok, lancia l'esca con R1 per attirare la belva. Quando il male sta mangiando vicinamente, tieni premuto. Cioè, ok ragazzi, allora devo lanciare l'esca. Quindi la prepariamo con L1. Ok, la devo lanciare con R1. Però ragazzi, io direi di lanciare in un punto che non ci siano poi... mettiamola lì. Ok ragazzi, io direi di nasconderci. Guardate come arrivano subito i lupi cazzuti e cattivi. Spegniamo il fuoco. Vedete ragazzi, stanno andando lì a mangiare. Ah no ragazzi, no, non erano lupi. Non erano lupi. Ah ragazzi, lì c'era, però c'era il lupo, l'ho visto. Eccolo lì, quindi buttiamo il pezzo di carne come esca. Spegniamo il fuoco. Eccolo qui ragazzi, guardate come sta mangiando. Eccolo qui ragazzi, sta mangiando. Doma ragazzi, ecco qua, sto cercando di domarlo. Guardate qui, domato il lupo ragazzi, perfetto. Ecco qua, bellissimo ragazzi. Guardate che bello, il mio fidato compagno. Comandare le belve. Allora, puoi ordinare alla tua belva di attaccare un bersaglio, di dirigersi in un punto. Mira con L2 primi R1 per dare l'ordine. Quando la tua belva è ferita, vicino ti hai premuto quadrato per curarla con della carne. Se la tua belva muore, rianimala dal menu con il tasto analogico destro, belve, o domane un'altra. Ok ragazzi, accarezziamo la nostra bellissima bella. Guardate che bello questo lupo ragazzi, è stupendo. Questa è la particolarità del gioco che mi è piaciuta di più, il fatto di poter domare le belve. Ragazzi, abilità, abbiamo nuove abilità. Vediamo qui, è cura in corsa. Poi abbiamo anche un'abilità con lì, mostra piante, rivela terreno. Oppure abbiamo doma canidi, canidi, gufo personale, gufo vista del cacciatore. Di abilità nuove abbiamo possibilità di curarci in corsa, salute extra, mostra piante e rivela terreno. Rivela 200 passi di terreno. Ragazzi, io direi di fare prima di tutto salute extra, che è una buona cosa. E poi direi rivela terreno. Ok, perfetto. Ecco qua ragazzi, guardate quanto è figo e cazzuto. Allora vedete, abbiamo anche vari tipi di lupo. Dole, il dole raro, vedete, bello il lupo. Noi abbiamo il lupo bianco. Poi ragazzi, guardate, c'è giaguaro, giaguaro nero, leopardo, leone delle caverne. Ragazzi, è bellissimo, tutti gli animali che possiamo domare. Ah, c'è anche la tigre denti di sangue, grande osso sfregiato. Ok ragazzi, allora, quando sei accucciato ci diluda nelle vicinanze. Ok ragazzi, mi sta mangiando nel frattempo. Eccolo qua ragazzi, uccidi Ludam nelle vicinanze. Ti è premuto L2 con io premere la belva ad attaccare un bersaglio. Allora ragazzi, dobbiamo andare a uccidere qua, scoiamo il lupo. Vediamo se ci dà, sì, carne per due che ci servirà dopo. Allora, per chiamare la tua belva, intanto chiamiamola. Eccola qui. Eccola qua, ragazzi. Guardate quanto è figo. Carezziamola, guardate che bello, ragazzi. È stupendo questo lupo. Vieni, amico, vieni. Allora, diciamo di attaccarlo. Guardate ragazzi, è stupendo. Attacchiamo anche lui.
Colpo alla testa, perfetto ragazzi. Menu belve. Allora, premi il primo menu belve, da questo menu puoi selezionare la belva da chiamare e poi ci sono le abilità, queste che abbiamo già visto prima. Qui abbiamo recuperato la carne. Maestro di belve completata. Il consigliere spirituale. Andiamo nel menu mappa e vediamo un po' di allargare la mappa. Il tuo villaggio, la nuova dimora del popolo Wenga, visto per fare progressi nella storia. Ora andiamo qui. Parliamo con Saila. Allora, belve rispondono a te. Presto Wenga vengono per vedere maestro di belve. Costruiamo un riparo. Diciamo che il popolo Wenga vive qui. Allora, costruisci il tuo villaggio. Il tuo villaggio è un rifugio sicuro per i Wenga. Migliora le capanne per sbloccare abilità, armi e altro. Trova le risorse per le capanne in giro per la terra di Oros. Vabbè, premi il tasto centrale, esamina il menu villaggio e sacco per avere altre informazioni. Quando hai risorse sufficienti, vai al villaggio e cerca le capanne da migliorare. Quindi, ragazzi, c'è anche una parte. Hanno aggiunto in questo Far Cry anche una parte gestionale. Bisogna gestire il villaggio, la popolazione, non è solo combattimento. Allora, capanna di sale, ingredienti mancanti sono 0,2 migliora. Canne 3, ci serve pelle di cervo e basta. Eccolo qua, ragazzi, il pazzo di prima. Sì, energia forte, terra buona per Wenga, ma qualcosa manca. Capanna sacra, cura carne e spirito. Ok ragazzi, allora dovrei aver preso il cervo. Vediamo. Mi dispiace. Sì, ecco qua. Mi dispiace per questi poveri animali. Però ci serviva la carne di cervo. Il sacco è pieno di questi oggetti. Ok. Guardate un po' qui chi c'è. Che ci fa qui? Un nemico. Guardatelo, guardatelo quant'era bello. Vediamo cosa ci dà. Ok ragazzi, allora torniamo al villaggio con uno spostamento rapido. Allora ragazzi, ho preso la carne di cervo, ora posso aiutare qui. Miglioriamo, ecco qua. Ovviamente ragazzi, in questo walkthrough vi porto solo le missioni principali, non le secondarie. Che si assomigliano poi un po' tutte, tanto nei vari Far Cry le missioni secondarie sarebbero tutte uguali. Quindi qui vi cerco di portare solo le missioni principali in questo walkthrough. Allora, capanna di Syla migliorata, ricompensa missioni per Syla, la raccoglitrice, abilità da raccoglitore, ricette, mimetismo, olfattivo, a prova di fuoco e aumento di velocità. Oggetti gratis nella tua scorta delle ricompense tutti i giorni, 1500 punti di esperienza. Ottimo. Direi ottimo. Parliamo con Saila. Allora, Manu è uomo calmo, lui sa cosa tutti i Wenga fanno in villaggio. Va bene. Popolazione 10 su 40. Qui possiamo migliorare, la vedete, con altro legno di Onton, Ardesia, canne, pelle di mammut per 4. Quindi dovremmo prendere 4 di pelle di mammut, che non è proprio facile. Caverna di Takkar. Possiamo anche migliorare. Allora, ragazzi, qui praticamente il villaggio è tutto migliorabile. A lui manca
le canne praticamente, ragazzi. Con le canne lì possiamo costruire la campagna. Vediamo un po' se li trovo qua nei paraggi. Qualche canna. Eccole là. Ok, ragazzi, prese le canne per il nostro sciamano, che sicuramente non è mai accorto di canne, visto quello che ci ha fatto bere. Vi posso garantire che ha anche lui una buona produzione di canne, ecco perché ne rimane sempre senza. Ok, qui siamo arrivati, ora gli miglioriamo la capanna pure a questo qui. Smarcaca. Migliora, ecco qua. Ristrutturazione, abbiamo guadagnato pure un trofeo. Ecco, ora vedete, tutto contento. Capanna di Tensei migliorata. Ricompensa e missioni per Tensei lo sciamano. Ok, ragazzi, allora abbiamo da fare missioni per lui. Siccome lui ci aiuta con le belve, io direi di fare missioni per lui. Ah no, Cice parla con Saila. Eccola qui. Siamo arrivati. Ora altri ninja vengono da noi. Vengono in tua casa, Saila. Vengono per Takkar, vengono per vedere il maestro di belve. Prima di tuo arrivo io vivo in caverna nascosta, adesso cammino fuori con il mio popolo. Oggi trovo Udam morto, prendo suo orecchio e sua clava. Bella clava, tra l'altro. Per te, ce la sto offrendo. Prendila, prendila, che è buonissima. Guardate qua, ragazzi, che figa sta clava. Io temo Udam che vengono domani. Ragazzi, è bella proprio questa clava. Molto più potente, vedete? Anche con dei denti di non so che animale. Ora tu batti con loro arma, maestro di belve. Cioè dobbiamo affrontare gli Udam, che verranno a vendicarsi. Ok, il giorno dopo. Villaggio Winja. Allora, le risorse quotidiane sono disponibili. Ok, va bene, grazie. Ultima apri. Ok. Scorta delle ricompense. La scorta delle ricompense è il posto dove vengono messe le tue risorse e i tuoi oggetti. Cerca l'icona, non so quale, sulla mappa. Puoi accedere alla scorta delle ricompense dal villaggio. Ah, e da qualunque insediamento, pira o fuoco del campo reclamato. Quindi nei nostri campi possiamo accedere alle ricompense. Gli oggetti vengono messi automaticamente nella scorta delle ricompense quando reclamo insediamento. Vabbè, stica, sai la. Ci aggira un nuovo oggetto ogni giorno, vabbè, sti cazzi. Allora, risorse per armi. È pieno. Cibo. Pieno. Ok. E sacco 2. Poi pietra del sud. Ok, perfetto. Parla con Saila. Combattimento corpo a corpo. Le clavi sono armi rapide. Vabbè, ma io ho già fatto vari combattimenti, giovane, corpo a corpo. Allora, cacciatore Winja vede Udam vicino. Vengono, attaccano, ma Winja pronti. Questa qua, queste orecchie di Udam. Ecco qua, ragazzi, che attaccano. Dobbiamo subito andare in battaglia. Mamma mia, ragazzi, che bello. Sembra quello di due facce di Batman. Winja, sangue molle, non stai, tu vai. O muori. Con quella faccia muoio, direi. Fa paura, ragazzi, solo a vederlo quell'Udam. Uccidi tutti. Tanti Udam. Siamo tanti. Takkar e sua belva combattono con noi.
Ok, ragazzi, qua c'è da vendicarsi contro Scarface. Attacco dell'Udam. Attenzione, cancello frontale sotto attacco. Ok, ragazzi, allora io direi di mandare qui la nostra bestia. Guardate, ragazzi, guardate un po' come attacca. Ecco qua. Ragazzi, dobbiamo subito aiutare il nostro amico lupo. È stato messo sotto attacco. Brutto bastardo. Se la paghi. Cazzo, se la paghi. Ottimo, vediamo dove sono gli altri. Eccolo qua. Guardate sto bastardo. Colpo alla testa, muori. Ragazzi, qua bisogna cambiare arma e metterci con l'arco. Ecco qua. Muori, fanculo. Ragazzi, qua andiamo di clava, perché sennò muori, va. Uccidiamo questo che butta una specie di bombe avvelenate, via. Veleno. Allora, puoi essere avvelenato dalle punture delle api, dei morsi serpenti, al fumo. Alcuni utenti lanciano delle bombe venenose. Viene bruciato sfrutto, ma prima se si effetto svanisce da qualche parte nel mondo troverai ricetta per un antidoto. Qua, ragazzi, dobbiamo pure fare attenzione al veleno. Oh, grande, guardate il nostro amico. Guardate sto bastardo. Ma c'è il mio amico già pronto. Noi insieme battiamo tutti. Vaffanculo, muori. Il nostro amico a terra e noi diamo subito della carne. Bastardo, mi ha ancora avvelenato. Sto bastardo. Avete rotto il cazzo voi e il veleno. Ragazzi, mi devo subito curare prima di essere ucciso. Ritrovati con Syla. Ok, ragazzi, li abbiamo battuti tutti. Sinceramente, rispetto agli altri Far Cry, il sistema di combattimento non mi piace tantissimo. È un po' troppo confusionario e si sente, ecco, l'assenza di armi da fuoco che rendevano comunque Far Cry, diciamo, cioè la sua particolarità era proprio quella, insomma. Col fatto che non ci sono invece armi, ma combattimento uno contro uno, il gioco secondo me un po' perde, perché non è proprio il massimo il combattimento in questo gioco qui, ecco. Questo se vi do le mie impressioni a caldo, ovviamente. Allora, ritroviamoci con Syla. Parliamo con Syla. Udam ancora vicini. Tu vai, Takkar, caccia loro. Quindi dobbiamo andare a cacciare gli altri Udam. Brucia il campo Udam. Ok, ragazzi, allora, si conclude qui la quarta parte del walkthrough. Quindi nella prossima parte, nella quinta parte, andremo a bruciare il villaggio dell'Udam. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguire la serie, sostenetela con un bel mi piace, commentate, condividete, se avete qualcosa da dire commentate, se non avete fatto iscrivetevi al canale, suggerite ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!